Non chiamatela semplicemente festa di paese. La 42esima edizione della festa dell'uva, del vino e dell'olio di Cigiano è stata molto di più. Un'intera comunità che si riconosce dal più piccolo al più grande nelle sue tradizioni e nei suoi personaggi che ne hanno fatto la storia. Come Mario Lorenzini, recentemente scomparso ma che ha lasciato questa splendida eredità, decine di trattori d'epoca, un'intera collezione e ancora giochi e mezzi d'epoca che nella giornata conclusiva, quella di domenica 15 settembre, hanno affascinato i presenti. Ma la festa di Cigiano è anche buona tavola con le donne e i tanti volontari che in 4 giorni hanno messo a tavola migliaia di persone, sempre con il sorriso sulle labbra. E poi loro, la ricchezza più grande, il gruppo folcloristico di Cigiano, i bambini del paese, allenati da Maria Rita con pazienza e dedizione. I giovanissimi hanno poi interpretato così il prosieguo delle tradizioni. Spazio anche alla solidarietà con il mercatino in favore del Calcit e dell'AIL e le immancabili bancarelle dell'artigianato toscano. Insomma, stanchi ma felici, gli organizzatori della festa dell'uva, del vino e dell'olio di Cigiano danno appuntamento al 2020. Prego, pane, vino e zucchero.